Non dovresti essere qui! Vattene via! Spero che non ci sia nulla di cui preoccuparti. Çok güzel bir şey. Tembel tehlikeler ne bekliyor? Allontanati subito da lui! Prendetelo presto! Lì! Forza, forza! Se tieni alla vita e alla libertà, unisciti alla nostra causa. Lotta per riportare la pace in questi tempi bui. Voi siete un'ispirazione, Effendi. Unirò la mia voce a questo coro. La lingua manca dei mezzi atti a... Vi prego, non fatemi del male! Mi venisse un colpo! Buonasera. Buona serata. Ci sono danni? Non mi pare. I templari bizantini sono dei cattivi ospiti, ma come inquilini non sono male. Una volta conquistato un posto, lo conservano intatto. Perché intendono restarci. Esattamente. Bene, come promesso, se hai voglia di imparare a fabbricare bombe, posso insegnartelo. Non toccare. Una mossa sbagliata e boom, viene giù tutto l'edificio. Dici sul serio? Ah, che faccia che hai fatto! Ecco, ti faccio vedere. Le nostre bombe si compongono di tre parti. L'involucro, la polvere nera e l'ingrediente primario. Talvolta aggiungiamo qualcosa in più, per sfizio, ma lo vedremo più tardi. Per ora, concentrati su questi elementi. Certamente, non mi disturbo. Accidenti, devo andarmene via subito!
Troverai molti ingredienti per le bombe, sparsi per tutta la città. Perciò, quando te ne vai in giro, tieni gli occhi aperti e il naso a terra. Mi terrà occupato. Grazie, Yusuf. Hai mai visto questo libro? No. È un diario? Sì. La crociata segreta di Niccolò Polo. Il padre di Marco? Ce l'aveva addosso un templare a Masyaf. Accenna alle 5 chiavi della biblioteca di Altair. Niccolò le portò qui e le nascose. Ah, i templari lo sanno. Quindi è una corsa contro il tempo. Ne hanno già trovata una, sotto il top capì. Voglio recuperarla e trovare le altre 4. E da dove inizierai? La vecchia stazione commerciale dei Polo. Gestivano un'attività in zona, no? Credo di sì. Parla con un uomo chiamato Piri Reis al bazar. Può darti delle indicazioni. E insegnarti a fabbricare altre bombe, se sei interessato. Piri Reis, credo di aver veduto alcuni dei tuoi primi lavori. Reis? Ti manda Yusuf Tazim? Sembra una delle sue solite esagerazioni. Sì, ha detto che avresti potuto mostrarmi dov'era la stazione commerciale di Niccolò Polo. Ah, tu devi essere il fiorentino di cui tanto ha parlato. Enzo? Ezio. Ci sono andato vicino. Sì, la vecchia bottega dei Polo. È a ovest dell'Aia Sofia. Qui. Grazie. Yusuf ha detto anche che avrei dovuto parlare con te di alcune bombe speciali. Quell'uomo. Che chiacchierone. Evet, sono un navigatore della flotta del sultano. Ora in congedo per studiare cartografia. Ma durante il servizio ho sviluppato anche una passione per l'artiglieria e gli esplosivi. Ed è tornato comodo agli assassini. Ci ha dato un vantaggio. Ho molti tipi di bombe. Solo per gli assassini, certo. Letali, tattiche, diversive. E alcune con un involucro speciale. Tutto quello che vedi è in vendita. Ma devi dimostrarmi di sapere come usarlo. Sono ansioso di apprendere. Ebbene, nessuno te l'impedisce. Fammi sapere.